La nostra posizione è quella che abbiamo assunto sin dall'inizio, cioè noi siamo un'università che sta cambiando e che sta affrontando la tematica della disparità di genere, con tutto quello che comporta ovviamente, nella maniera più ampia e organica possibile. Abbiamo messo in questo primo anno di governance, abbiamo messo in piedi un progetto molto complesso che partirà operativamente a partire dal prossimo anno, perché è chiaro che quando vai a cambiare le fondamenta di un sistema hai bisogno di tempo per progettare le migliori soluzioni possibili. Quindi noi siamo vicini naturalmente alle nostre studentesse e ai nostri studenti, ma non c'è assolutamente una contrapposizione, anzi c'è una politica nuova che l'università non aveva mai avuto, e infatti ci imbattiamo in situazioni che, ahimè, ci sono e che vanno certamente combattute con un grado di tolleranza zero, naturalmente, almeno da parte mia sicuramente. Quello che ci interessa principalmente oggi è dire che le studentesse non sono vittime della violenza inermi, ma sono delle studentesse consapevoli di che si sia verificato un episodio di sessismo, ma che sanno anche reagire a questo tipo di cose. Noi vogliamo mandare un messaggio chiaro: di fronte agli episodi di sessismo, chi le fa e chi le difende troverà sempre la ferma opposizione nostra. C'è molta confusione perché purtroppo, essendo tutto rimasto nell'anonimato, ci sono versioni diverse e secondo me il rischio è che si distolga l'attenzione sulla questione in sé e la cosa venga trattata come voci di corridoio, come questioni su cui si possa creare opinione. Secondo noi non è così. Qui c'è un episodio di sessismo perché ci sono delle studentesse trattate come oggetti che vengono inserite in una classifica da parte quindi di un dottorando, uno che ha un ruolo dentro l'università e si appresta ad averlo anche nella società, che fa una classifica non che le giudica in base alla ricerca che producono, ma in base a aspetti esteriori, anche diciamo, con riferimenti sessuali nei termini per cui ci sono anche specifiche anatomiche. Ecco. È un episodio quindi di sessismo che va condannato e va mandato un messaggio forte di reazione.